Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi voglio incominciare una serie di tutorial su come remixare una traccia in Ableton. Andiamo nel programma, andiamo nella modalità stesura. Io ho caricato la traccia che andremo a remixare, che è questa. Io ho preparato una cartella di nome Remix Tutorial e c'è tutto quello che ci servirà per remixare la nostra traccia. Allora, prima di tutto ascoltiamo di cosa, cioè come possiamo intervenire. Questo pezzo gira su un'unica melodia, cambiano gli strumenti, ma la melodia è la stessa. Allora andiamo a vedere, ascoltiamo, vi faccio ascoltare di cosa parlo. Allora selezioniamo 4 battute, tasto destro, loop della selezione, ascoltiamo. Ok, questa è la melodia di cui parlavo. Allora, ho portato a 120 le battute totali. Andremo, per incominciare, andremo a creare la nostra base. Tasto destro, inseriamo traccia MIDI. Andremo a inserire il nostro instruments, un drum rack, così. E qui andremo a caricarci i nostri campioni per la nostra base. Allora, il nostro kick, il nostro snare e il nostro hi-hat. Ok, il nostro snare andremo a crearci un effetto. Allora, riverbero un autofilter. Vediamo. Andiamo qui, tasto destro. Inserisci il MIDI, doppio clic, andiamo al nostro piano roll e andiamo a incominciare a creare la nostra base. Ascoltiamo. Ok,
selezioniamo la prima battuta, Ctrl D, partiamo. Selezioniamo tutto e andiamo qui legato. Ok. Lasciamo un po' la traccia. Ascoltiamo solo la base. Ok, la nostra base l'abbiamo creata. Per questo tutorial è tutto, ci vediamo al prossimo che andremo a creare la nostra melodia. Ok, ciao a tutti.